Ancora oggi, 25 anni dopo la fine della produzione, moltissime due cavalli accompagnano giovani di ogni età in giro per il mondo. Altre giacciono in attesa di essere restaurate. Per realizzare il sogno di Serge Vain, abbiamo scelto anzitutto di non interromperne un altro, senza modificare un'auto originale, ma salvandone una dalla demolizione. L'abbiamo fatta smontare fino all'ultimo bullone, buttato ciò che non era recuperabile, cambiati gli elementi soggetti a usura. Il motore della due cavalli è semplice, ma perché funzioni bene, tutto deve essere montato con grande precisione. Il cambio, le trasmissioni. La precisione è fondamentale. Anche per la carrozzeria è necessario rispettare metodi ed allineamenti. Poi siamo andati a trovare Serge Vain nella sua casa di Parigi e gli abbiamo chiesto di raccontarci dei suoi progetti, specialmente quelli che non si sono concretizzati. Deve essere bianca. La capote gialla. Anche i parafanghi devono essere gialli. Con un salvagente sul portellone, un cappello da marinaio sulla fiancata, i fari bianchi, la coda bianca, i sedili in tessuto tipo marina, con cuciture gialle. Eccola, è la due cavalli Soleil. Il sogno di Serge Gevelle, che oggi si realizza tramite il restauro assoluto di una due cavalli che altrimenti sarebbe finita nel ferro vecchio. Bentornata, due cavalli. Il sogno adesso è realtà.